Ah sì, l'hai vista. Sì, ho già fatto una parte. E poi, dopo che le leccate, si è rivolto a me e mi ha detto anche se vuole. Uso ludico, interessa a Berlusconi, Delfino giocoso. Posso chiedere una cosa? Cinziana. Mario Staterini per Liberi.tv, qui davanti a Montecitorio in questa iniziativa radicale di disobbedienza civile per i malati e quindi con distribuzioni poi di canapa. E Mario, questa è la prima uscita dopo la tua riconferma a segretario per la terza volta. Sì, non so se ero il candidato di Libera TV, però comunque Liberi TV, però comunque c'è questo nuovo anno di iniziativa. Io credo che questa che oggi è un fronte che Rita da anni porta avanti e che adesso rintensifica con questa iniziativa di disobbedienza civile ci parli anche di questo anno che abbiamo davanti. Noi abbiamo sicuramente da costruire adesso immediatamente un fronte di lotta, di prosecuzione della lotta che sulla legalità in Italia, che da una parte vede il fronte amnistia, e devo dire sono contento che ieri Pannella sia potuto andare a porta a porta per una prima volta in una trasmissione sulla giustizia, sulle carceri, sull'amnistia come protagonista, e non è che ci è andato perché Bruno Vespa ha voluto o la RAI ha voluto riconoscere anni e anni di lotta, ma semplicemente perché siamo usciti con le iniziative, le denunce di radicali italiani, a costringere la RAI tramite l'autorità per le comunicazioni a imporre quel tipo di inizio, avvio di conoscenza. Anzi, vi svelo anche un retroscena: in realtà nei giorni scorsi con Marco Pannella abbiamo fatto una diffida alla RAI di non trasmettere quella puntata per il semplice motivo che era stata registrata 10 giorni fa, era stata registrata cioè quando non erano ancora cresciute le iniziative non violente di Rita e Irene con l'adesione di Fabio Granato e di tanti altri al loro sciopero della fame e della sete, non era stata ancora indetta dall'Unione Camere Penali lo sciopero per il 22 per il 22 novembre proprio su questa materia, non erano ancora avvenuti nuovi suicidi in carcere, le prese di posizione da parte del direttore del carcere di Genova e di altri. Insomma, per questo motivo noi avevamo chiesto, appunto, in assenza ormai dell'attualità, di non trasmettere, ma è andata in onda comunque 10 giorni dopo, anche di questo chiederemo conto. Ecco, oggi Rita lascia intuire quello che è un altro percorso della mozione approvata da Radicali Italiani nel congresso che si è svolto domenica, è quello di proseguire un percorso per cercare di arrivare a giugno, quando si aprirà la seconda finestra referendaria, aver creato un fronte, se il fronte si vorrà creare, non solo di radicali, per una serie di referendum su quei temi che verranno cancellati dall'agenda politica, e questo è uno dei referendum che abbiamo già pronti. Si tratta solo di trovare le forze, le energie che ci vogliano stare, così come il referendum quindi che interviene sulle peggiori aspetti della legge Fini-Giovanardi, e al tempo stesso c'è qui ad esempio Diego Sabatinelli sul divorzio breve, è un altro quesito già pronto, quello che può togliere immediatamente il periodo di separazione e rendere quindi immediato il divorzio senza dover passare per 3 anni la separazione. Anche qui c'è la possibilità di costruire un percorso fino a giugno. Ecco, sono le due strade, quella della legalità, non solo a livello, a partire dal momento elettorale, dal fronte Stato di diritto, Stato fuori legge, dall'altro il fronte propositivo, quello di cercare attraverso i referendum di arrivare a giugno con delle tematiche da imporre all'agenda politica, indipendentemente da come saranno andate le elezioni, che sono le due missioni di Radicali Italiani, oltre quelle che saranno poi le scelte che potremo fare come tutti quanti, come radicali, per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali. Mario, rapidamente, negli Stati Uniti è stato introdotto in alcuni stati l'utilizzo della canapa a fini terapeutici. A fini ludici, in visione di questa, appunto, iniziativa referendaria di cui ci parlavi, c'è un'agibilità, una prospettiva in Italia prima o poi che possa accadere anche questo? Ma guarda, noi stiamo andando avanti in un percorso
che è un percorso soprattutto storico. Adesso la sfida non è più, la scommessa non è più tanto sul se si arriverà a una modifica delle legislazioni proibizionisme in tutto il mondo e anche in Italia. La scommessa oggi è invece quanto tempo impiegheremo noi in Italia a ridurre lo spazio che c'è tra quel momento che ormai è in arrivo e quello che invece è il punto di quello che accadrà in Italia, cioè quanto tempo dovremo ancora avere 24.000, 25.000 detenuti per violazione delle leggi stupefacenti in Italia, quanto tempo ancora dovremo regalare 24 miliardi almeno all'anno di fatturato alla mafia. E su questo noi appunto frapponiamo da una parte un intervento per eliminare la carcerizzazione dei consumatori, dei coltivatori anche di sostanze stupefacenti, sino a quello che tu invece hai fatto parlare. E in America c'è la possibilità anche di referendum propositivi che sono quelli che oggi in Italia sono possibili solamente nelle città, e non a caso a Milano, a Roma abbiamo provato attraverso dei referendum propositivi di imporre temi e anche delle soluzioni politiche. In Italia ancora non sono possibili, quindi partiamo intanto con la riduzione del danno e cerchiamo però, sperando che si crei un fronte internazionale che anche scelga di fare dell'Italia uno dei fronti principali su cui battere questo flagello, che è il flagello proibizionista. Ringraziamo Mario Sadrini. Lucia Spiri per Liberi.tv qui a questo evento antiproibizionista. Lucia, come ti è sembrato e come ti è sembrato poi il comportamento delle forze dell'ordine? Guarda, io non ho fatto niente, non gli avevo fatto del male, ma però mi hanno tolto il farmaco, la sostanza che mi aveva dato Rita. Però potrebbe cambiare la situazione in Italia, veramente, deve cambiare. Lucia, diciamo bene per gli ascoltatori di Liberi.tv, tu sei malata di cosa? Tu sei affetta da cosa? Sclerosi multipla. Questa sostanza già hai provato che ti fa bene, la canapa? Sì, mi risolve tantissimi problemi, soprattutto quello della rigidità muscolare, della rigidità, spasmi, la qualità del sonno è molto migliorata, il fatto che mangio con appetito, quindi molte cose sono migliorate. Lucia, prima ho sentito che alcuni di questi, diciamo, tuoi sintomi sono dovuti a un farmaco ovviamente che tu acquisti e che è in vendita in commercio e che ti ha provocato degli effetti collaterali anche permanenti. Sì, praticamente non c'è solo la malattia, c'è anche l'effetto collaterale di questo farmaco che ho provato e che purtroppo non ha avuto nessun effetto benefico, anzi. Grazie Lucia Spiri. Grazie Dante. Andrea Triscioglio per Liberi.tv, Andrea Triscioglio, militante radicale e consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, presente a questa azione di antiproibizionismo per i malati che possono trarre beneficio dalla marijuana, dalla canapa e non possono utilizzarla in questo stato. Andrea, come ti è sembrato questo evento? Come si è svolto la partecipazione? Beh, sicuramente hanno fatto ciò che noi speravamo anche, il sequestro delle piante. Se una legge c'è, ci deve essere per tutti, non ci possono essere malati di serie A, malati di serie B o così via dicendo, anche persone in generale che non hanno nulla di serie A o di serie B. La legge è uguale per tutti, non rimane soltanto nelle aule di un tribunale. Noi stiamo ancora aspettando che ci riportino i documenti le forze dell'ordine. Ecco, diciamo bene per chi ci segue su Liberi.tv, com'è lo stato, diciamo, delle azioni di polizia? Stiamo in attesa di cosa? Siamo in attesa, comunque, ripeto, che ci vengano a portare il verbale di dissequestro delle piante, forse perché noi abbiamo preso delle piante, e a tutti quelli a cui sono state date piante, a me, a Lucia Spiri, ad altri, a Cristian Verbato e altri, hanno portato via le piante.
ci hanno preso i documenti. Allora, fino a prova contraria, cosa si pretende, cosa si desidera, cosa si forse si vuol fare? Noi siamo stanchi, infatti abbiamo detto molte cose, noi andiamo più a chiederle, le andiamo a pretendere. Non si può più criminalizzare nessuno per una piantagione, per aver coltivato cosa? Una pianta di canapa. Una criminalizzazione ancora più assurda quando può riguardare un malato che magari tiene altri 100.000 pensieri, non può vedersi piombare la mattina all'alba 5 carabinieri che ti vengono a perquisire l'abitazione. Andrea, diciamo anche insomma, che questo evento partecipato appunto dai malati ha visto una vostra trasferta. Voi venite da? Dalla Puglia, io personalmente vengo da Foggia, i miei amici ancora più giù vengono dal Salento, da Lecce, da queste zone. Insomma, una bella faticata. Beh, sicuramente una bella trasferta, ma ne vale la pena. Abbiamo iniziato già diversi anni fa con l'approvazione di una delibera regionale in Regione Puglia. Poi abbiamo portato il nostro corpo malato al cuore della politica e mille altre occasioni, ultima di cui abbiamo piantato canapa, ricordo, per la prima volta al mondo dentro un palazzo come Montecitorio. La crescita delle piante è stata seguita su Facebook, sui profili Twitter dell'onorevole Rita Bernardini. Oggi sono venuti a sequestrare queste piante, quindi prima che ci fosse una denuncia per omissione di atti d'ufficio hanno fatto bene il loro lavoro. Andrea Triscioglio, ti diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e altre interviste, grazie ancora. Grazie a voi. Siamo quasi alla conclusione di questo evento antiproibizionista, forse la parte più importante deve ancora venire. Siamo in compagnia di Rita Bernardini, stiamo qui in attesa di cosa? Rita adesso ce lo spiega. Siamo in attesa del verbale di sequestro della sostanza stupefacente. Fra l'altro ho avuto una piccola discussione con il funzionario presente nella piazza, perché io ho rimarcato il fatto che in base alle leggi dello Stato avrebbero dovuto arrestarmi. Lui sostiene di no, perché l'arresto in flagranza per un deputato, se è di lieve entità, se il fatto è di lieve entità, non è obbligatorio. Ora, che sia di lieve entità è tutto da vedere, perché insomma sette piante non è che sono proprio poche. E lui mi ha detto una cosa che secondo me è assolutamente sbagliata, è che contano solamente le tre cime che ho ceduto, ma come tutto il resto della sostanza che hanno sequestrato e che stava sul tavolo, che è frutto della coltivazione, quella dovrebbe contare. E quindi adesso attendiamo questo verbale, lo firmeremo, poi ci sarà il pubblico ministero di turno che deciderà se procedere o meno all'arresto. Secondo me dovrebbero farlo, visto che arrestano anche persone con una pianta, con due piante, e non vedo perché nel mio caso questo non dovrebbe accadere. Questa qui è una cosa che deriverà a seguito di un accertamento del principio attivo, dovranno fare degli accertamenti. In questo momento stanno pesando la sostanza e verificando qual è il principio attivo contenuto in tutta la sostanza sequestrata. E quindi in base a quello decideranno se il fatto è di lieve entità oppure no. Rita, tu sei decisiva su questo in qualche modo e per noi sei eroica. A che numero stai di eventi antiproibizionisti come questo? Ma guarda, starò a una trentina di disobbedienze civili, adesso poi non me le ricordo nemmeno tutte perché l'ho fatta in diverse parti d'Italia. La cosa sconvolgente è che, avendo sempre fatto la stessa cosa, tranne in quest'ultimo caso dove c'è anche la coltivazione che è punita da 1 a 6 anni, nei fatti di lieve entità, o da 6 a 20 anni se la coltivazione è più consistente, avendo fatto sempre la stessa cosa, cioè cessione di hashish o di marijuana,
In alcune città d'Italia sono stata assolta, come a Matera o a Palermo, perché il fatto non sussiste, e in altre parti d'Italia, come a Roma, sono stata condannata. Una volta a 4 mesi, una volta a 2 mesi e dispari. Quindi non si capisce bene come funzioni, cioè la stessa legge evidentemente viene applicata in modo diverso, ma infatti non c'è certezza del diritto, dipende se uno è nato e abita in una determinata regione o se uno si trova da un'altra parte. Questo fa molto male, credo, alla nostra democrazia malata, moribonda. Fa molto male, e questa è la cosa più grave, ai cittadini che sono costretti a subire le conseguenze di un'amministrazione della giustizia che è letteralmente criminale. Rita, un commento su un evento, essendo questa battaglia che io ritengo transnazionale, perché è una battaglia di libertà. Negli Stati Uniti, alcuni stati degli USA, è legale l'utilizzo della canapa, della marijuana, a fini addirittura ludici. E tu pensi che questa legalità che c'è lì potrà contaminare di legalità anche qui il nostro paese? Beh, abbiamo intitolato la manifestazione di oggi Italia chiama USA, SOS. E fra l'altro noi qui in Italia abbiamo la difficoltà anche di fare in modo che i malati possano accedere alla cannabis terapeutica, il che è gravissimo. Fra l'altro in alcune parti d'Italia, diciamo, è più facile accedervi, ma comunque sempre in forme molto molto ristrette, e in altre parti d'Italia proprio è impossibile. E noi abbiamo presentato una mozione che ha ottenuto firme trasversali, proprio per impegnare il governo ad emanare direttive e a specificare meglio, anche con atti legislativi laddove fosse necessario, perché questo diritto effettivamente possa essere assicurato, tanto più che noi italiani siamo costretti ad importare, noi che abbiamo il clima bellissimo, la sostanza, la marijuana, e quindi i farmaci a base di tetroidrocannabinolo dall'Olanda, dove fa tanto freddo, però insomma loro le coltivazioni le fanno, ci fanno i farmaci che ci fanno pagare a carissimo prezzo, e non si vede perché noi non dovremmo essere in grado di fare la stessa cosa. Quindi anche questo chiediamo nella nostra mozione. Adesso mi auguro che sia calendarizzata e che sia possibile. Adesso il provvedimento, quello riguardante la messa alla prova e la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, arriverà in aula, speriamo, lo stanno rimandando di settimana in settimana, anzi è già arrivato in aula, ma lo stanno rimandando per la discussione finale, la votazione degli emendamenti. Mi auguro che sia votato e che ci sia un voto a favore del mio emendamento che chiede la depenalizzazione della coltivazione per uso personale, perché l'ho detto più volte, l'altra assurdità è che lo Stato italiano con le sue leggi praticamente è tollerante, diciamo, nei confronti di chi detiene sostanze per uso personale avendole acquistate dai criminali mafiosi e camorristi, mentre non è per niente tolleranza, anzi prevede una pena da 1 a 6 anni per chi si coltiva una o due piante per uso personale. Grazie Rita Bernardini, ti diamo appuntamento su liberi.tv per queste e altre interviste. Grazie ancora. Quello d'arresto sta dopo? Non c'è, mannaggia. Allora, andiamo. 478 grammi. Approfittando del fatto che la stessa era circondata da... Scusate, però sono atti giudiziari. Posso riprendere, Rita? Ci sono i nomi degli operanti. Lo so. Posso riprendere, Rita? A me sì.
cedendo nel contempo delle piantine di marijuana rispettivamente a Barbato e a Trisciolo di Andrea e Spirito, avente rispettivamente il peso di 38, 46 e 29, cazzo, guarda, lasciando sul tavolo grammi 478, si dà atto che non è stato accento. Non è stato possibile dirigere il patente verbale contestualmente al sequestro per mancanza di materiale tecnico. Fatto l'atto eccetera. Dove si firma? Sì, adesso è arrivato. Comunque ho finito, due minuti. Ciao. Poi, questo è lo stesso. La copia, sì, uno glielo lascio a lei. Perfetto. Questa è la sua. Grazie. A lei. E ora vado. La penna gliela restituisco, se no mi denunciate per furto. Scusi, ma sono libera? Certamente. Certamente. Mi dovete sopportare. Allora Andrea, se vuoi mettere l'autografo. Io? Sì, sì. A chi? A me. Al nostro amico che c'è. No, perdono. A chi? Spiegategli qualcosa che prima che. Certo. Verbale di sequestro legato a carico di vita, di residente, non vedi quei indirizzi. Quanti giorni si fa? Puoi venire? Il 2012, a B9, nel mese di novembre, alle ore 13, negli uffici del commissariato DPS Trevi Campo Marzio, noi sottoscritti, dove siete? Qui a destra. Agenti, non vi leggo i nomi, tutti appartenenti al sindacato ufficio, diamo atto che alle ore 12.30 odierne in piazza Musecitorio, durante una manifestazione proposta dal Partito Radicale, abbiamo proceduto al sequestro del seguente materiale. Numero 13, contenitori di legno di varie dimensioni, contenente sostanza stupefacente, nonché la sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso netto di grammi 478.03. In particolare, durante la suindicata manifestazione, la Bernardini Rita, verso le 12.30 circa, approfittando del fatto che la stessa era circondata da simpatizzanti del Partito Radicale e numerosissimi operatori TV e fotografi, poneva su un tavolino, veramente io non ho approfittato di niente, vabbè, installato per la conferenza stampa, della sostanza stupefacente del tipo marijuana, cedendo nel contempo delle piantine di marijuana rispettivamente a Barbato Cristian, Triscioglio Andrea, Giuseppe e Spiri Lucia, avente rispettivamente il peso di 38,20, 46,81, 29,81 grammi, lasciando sul tavolo grammi 478,03 di sostanza stupefacente dello stesso tipo. Naturalmente qui non è precisato che queste persone erano malate. Si dà atto che non è stato possibile redigere il presente verbale contestualmente al sequestro per mancanza di materiale tecnico, cioè il prestampato. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di qui sopra, significando che copia del presente verbale viene rilasciato all'interessato, firmato Rita Bernardini. Vi prego di riprendere solo qua sotto e non i nomi dei funzionari. Quindi Rita libera. Inspiegabilmente libera, posso dirlo? La legge non è uguale per tutti. La legge non è uguale per tutti e c'è un motivo al di sopra di tutti, per cui io non sono arrestata come tutti gli altri a cui vengono sequestrati tali quantitativi di sostanza stupefacente, semplicemente perché non vogliono. Quindi sono d'accordo evidentemente con il Palazzo che su questo argomento, e cioè sulla depenalizzazione della cannabis, noi diciamo anche legalizzazione, si apra un dibattito politico serio che fino a questo momento è stato negato al nostro Paese. E in più
lo abbiamo visto durante la conferenza stampa, ci sono persone che soffrono, malati che non riescono ad accedere alla cannabis terapeutica nonostante sia consentito dalla legge. Ecco perché oggi ho compiuto questo atto di disobbedienza civile di cedere la sostanza a questi malati di sclerosi multipla che traggono grande beneficio dall'assunzione di questa sostanza, ma ci sono, e mi rivolgo a loro per quanti possano vedermi, i malati di cancro che sono in terapia chemioterapica, ci sono i malati di AIDS, i malati di glaucoma. Ecco, a tutti questi viene impedito da una legge irragionevole e ingiusta che non viene applicata di poter trovare dei benefici importanti dall'assunzione di questi farmaci. Grazie Rita. Senti, soltanto una cosa, ma relativamente alla coltivazione c'è scritto qualcosa? No, aspetta un attimo perché voglio vedere Trisciuolo che gli hanno contestato. No, articolo 75, sanzione amministrativa per aver... sanzione amministrativa per aver preso della sostanza stupefacente, 75, sanzione amministrativa, entro 30 giorni può fare scritti difensivi al prefetto, eccetera, eccetera. Lui e gli altri l'hanno presa, insomma, quella amministrativa. Detenzione. Ma gli hanno levata subito. Però lui l'ha presa. Cioè. Certo che qui loro hanno scritto approfittando perché sennò loro non sono intervenuti, capito? Hanno messo approfittando perché non sono intervenuti per un'ora. Ma noi abbiamo tutto il filmato però. No, volevo vedere che cosa era successo agli altri. Ti volevo chiedere se per la coltivazione c'era scritto qualcosa di specifico sulla Sulla coltivazione sembra che queste piante io le abbia prese dalla narcomafia e invece le ho prese dal mio terrazzo perché le ho coltivate sul mio terrazzo, quindi... Anche questa ritengo che sia una scorrettezza, anche perché con le foto che erano presenti in piazza e che hanno visto, era chiarissimamente una coltivazione che ho iniziato qui alla Camera dei Deputati e che ho documentato. Quindi la coltivazione non me l'hanno contestata. Quello che volevo capire. Che devo fare? Cioè. Grazie Rita.